Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di Mattino 6, questo giovedì 7 febbraio. Andiamo a leggere, come di consueto, nella prima parte le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali, ovviamente. Partiamo da quelli di casa nostra, con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Rigopiano, 25 richieste di processo. Chiusa l'inchiesta, coinvolti regione, provincia, prefettura e comune di Farindola. In alto, ci avviciniamo alle elezioni, domenica le elezioni regionali, allora c'è una parte tutta dedicata alla sfida a 4. Andiamo nel campo del centrodestra, Marsiglio fa ripartire il patto a 3 che può governare in Italia, a Pescara Salvini, Berlusconi e Meloni. Nel campo del centrosinistra, incontro a Carsoli, Legnini, il mio piano per salvare l'Abruzzo. E poi Movimento 5 Stelle, Marcozzi, milioni per la cultura abruzzese. Scendiamo a centropagina, la fotonotizia purtroppo è di cronaca: Ioanna Francavilla sotto shock, disposta all'autopsia, la morte della giovane mamma venuta a mancare addirittura, pensate, a 24 anni. In basso, organi donati, Maurizio salva 3 persone, oggi i funerali a Pescara di Daloia, il titolare della palestra morto a 42 anni dopo un malore che, come avete visto, donerà gli organi salvando altre persone. Andiamo nelle cronache, sempre a Pescara, il vice ministro Rixi sul porto, troppi errori e ritardi. Paura in via Lazio, pitbull ucciso a colpi di pistola a Montesilvano. E poi per lo sport, anche Brugman rischia di saltare la sfida di Foggia. Ovviamente parliamo del Pescara. Poi nella seconda parte entreremo anche per vedere meglio le condizioni dell'uruguaiano. In basso, l'Abruzzo brilla anche a Sanremo, applausi al volo di tonno, torna all'Ariston con Cocciante. Poi la classifica del FAI. Il trabocco turchino è il luogo da salvare. Cambiamo edizione, andiamo sulle edizioni di Chieti, Lanciano, Vasto del Centro. Cambia l'apertura, cocaina nei locali, 3 condanne. Chieti, la droga per la movida, pene pesanti per i fratelli Di Muzio e un cameriere. La fotonotizia non cambia, visto che parliamo di Francavilla, quindi notizia che interessa molto da vicino sia Pescara sia Chieti. Allora scendiamo in basso, prende a pugni il controllore sul bus, un 38enne, siamo a Chieti, senza biglietto, aggredisce un operatore TUA e danneggia anche il pullman. Nelle cronache andiamo a Vasto, in manette i due rapinatori della macelleria a Lanciano, l'accoltellato, sono vivo per miracolo, la testimonianza. E poi l'inchiesta di Rigopiano, per 25 chiesto il processo. Questo è quello che cambia, per il resto vedete la prima pagina è molto simile a quella di Pescara. Questa è l'edizione teramana del Centro. Meccanico fa arrestare gli usurai, Pineto paga e scatta la trappola dei carabinieri, 4 persone finiscono in cella. A centropagina la foto, Giulianova, Bussetti inaugura il laboratorio dell'Ipsia, polemica del PD, il ministro dell'istruzione fa solo campagna elettorale. In basso, salvano la casa con la legge antisuicidi, famiglia teramana non riusciva più a pagare le rate del mutuo a causa della crisi. Andiamo nelle cronache, Giulianova, il processo Castrum in aula, l'appalto della De Amicis. E poi in Val Vibrata, indagati in 60 per truffa alle assicurazioni, ovviamente anche qui
l'inchiesta sui 29 morti di Rigopiano, per cui per 25 è stato chiesto il processo. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, sotto servizi bloccati da luce e gas. L'Aquila è nel centro storico, coro di proteste di residenti, commercianti e professionisti. La foto è dedicata allo sport perché l'Aquila vince ancora, mentre in eccellenza la Miternina fa sua la Coppa Italia, impresa degli scoppitani ieri che hanno vinto la finale contro il Chieti. In basso, minacciata di morte, accusa l'amante, siamo ad Avezzano, 48enne denuncia un agente di polizia, mi perseguita, sono terrorizzata. Nelle cronache, sempre all'Aquila, musica in lutto per Sorrentino e Di Donato, a San Benedetto dei Marsi scomparso da 6 giorni, un 51enne, e come vedete anche qui torna l'inchiesta su Rigopiano. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne del Messaggero, ovviamente l'edizione dedicata all'Abruzzo, la parte del Messaggero dedicata all'Abruzzo, tutti a processo per Rigopiano. La procura notifica 25 richieste di rinvio a giudizio, nessuno scagionato dopo gli avvisi. Le accuse dalla percorribilità della strada verso l'hotel all'assenza della carta valanghe. In alto, Montesilvano, vigile spara al pitbull che sbrana un cagnolino. Poi terremoto, casa distrutta, carabiniere scagionato per il contributo. In Serie B, il Pescara Monachello punta pillon e riaffiora il mal di pancia, nervi tesi, si legge tra l'attaccante e il mister, plateale esultanza polemica dopo il gol al Brescia di domenica sera, ruggine dopo il cambio contro l'Ascoli che, come ricorderete, suscitò la reazione stizzita dell'attaccante biancazzurro. Di spalla, telecamere di sicurezza, finanziamenti a 10 comuni, più di 420.000 euro si legge per la videosorveglianza nei comuni abruzzesi. Scendiamo a centropagina dove vediamo un'ampia parte dedicata alla politica, ovviamente, perché Salvini incassa un'altra standing ovation. Ieri è tornato in Abruzzo, all'Aquila, in un ristorante dell'Aquila ha parlato di temi elettorali e in abruzzesi anche di quelli nazionali. Questa terra mi è entrata dentro, ha detto, infatti il titolo è L'Aquila, il vice premier, amo questa terra. Di fianco torna Berlusconi, convention finale di Legnini, ultime ore di campagna elettorale, Sara Marcozzi scommette sulla sanità. A Pineto, anche qui ritroviamo, lo minacciano per un credito, 4 arresti. In basso siamo a Teramo, sanità in tilt per quota 100, che come vediamo spaventa non poco l'ASL di Teramo. 180 istanze di pensione sono state presentate, di cui però ben 60 riguardano la famosa misura del governo giallo-verde. E a Teramo rimaniamo con la prima pagina del quotidiano La Città. Rigopiano, chiesto il processo per 24, la procura di Pescara chiude le indagini per le 29 vittime sepolte nell'albergo dalla valanga di neve. In alto, i sindaci della Vibrata costretti a trovare un accordo, serve lavoro di squadra per fermare l'erosione. Roseto, caos Tari verso le richieste di rimborso, e poi sempre a Roseto, nuovo DSB, progetto in fase di decollo. Vediamo la foto che riguarda il recupero del teatro, il progetto di recupero funzionale presentato alla cittadinanza viene definito l'ultimo treno per il teatro. In basso, le polemiche a Giulianova, la Lega fa campagna elettorale nelle scuole, polemiche come diciamo per la visita del ministro Bussetti al Cerulli Crocetti. E poi in basso, Concato e Di Sabatino, trio sbancano al Petruzzelli di Bari.
Questi quotidiani di casa nostra, vediamo invece le notizie che ci arrivano dalle prime pagine nazionali. Siamo sul Corriere della Sera, la solita doppia apertura, quella di centropagina, Bruxelles, l'Italia rallenta, TAV, Salvini accusa i 5 Stelle, strano, inviano il dossier alla Francia e non a me. E poi l'intervista a Silvio Berlusconi, la Lega senza di noi si suiciderebbe, queste le parole del Cavaliere. In alto però l'altra apertura è dedicata alla vicenda di Manuel, il nuotatore ferito, spare a Manuel, due confessano, colpito per errore, hanno 24 e 25 anni e sono di Acilia i ragazzi che dicono di aver sparato a Manuel Bortuzzo. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, i 5 Stelle, no alla TAV, sarà crisi. Il Fondo Monetario Internazionale e la UE un'altra bocciatura, alta velocità nell'analisi costi-benefici in rosso causato dal calo delle accise sulla benzina. L'intervista anche qui, ma Romano Prodi, primaria al PD serve un padre, Zingaretti ha l'occasione di diventarlo. A centropagina, donne in bianco davanti a Trump, una sfida per i diritti. Le parlamentari democratiche si sono presentate in bianco, vestite di bianco, per la difesa dei diritti delle donne proprio durante il discorso del presidente Donald Trump. In basso la vicenda di Manuel Bortuzzo, anche qui presi gli sparatori e lui alla madre, fatti coraggio. Libero. L'ordine è bastonare Salvini, l'insuccesso dà la testa al Movimento 5 Stelle, i grillini vogliono fare il processo a Matteo tra i loro militanti, poi lo consegneranno ai giudici, oscurano le carte, alla Lega le carte sulla TAV e per di più i PM indagano il ministro per aver preso Battisti. A centropagina la foto. Pure Bisio si becca del razzista, a Sanremo vietato parlare di africani. In basso, Forza Italia alle europee presenta un esercito di donne, Silvio fa secchi tutti i suoi maschi. Il Fatto Quotidiano, l'intervista a Nicola Morra, dare l'ok al processo Salvini è nel DNA del Movimento 5 Stelle, lo dicono i nostri valori originari, i politici vanno trattati come tutti, nessuno è immune dal giudizio, l'intervista al presidente dell'antimafia proprio al Fatto Quotidiano. La vicenda TAV, dossier ai francesi, ma segreto in Italia, perdite per 7 miliardi di euro. A centro pagina, pensioni e seggi, la consulta, il PD il PD e Forza Italia si ribellano ai tagli, i giudici costituzionali in pensione contro il contributo di solidarietà. Il Messaggero, ovviamente la prima pagina nazionale, PIL a picco, manovra bis più vicina, la UE rivede al ribasso le stime per l'Italia, solo più 0,2%, l'FMI boccia il reddito e quota 100, TAV, ecco il dossier segreto consegnato a Parigi e Bruxelles, l'opera costa 6 miliardi in più. E poi abbiamo sparato a Manuel per errore, arrestati due romani, l'agguato dopo una rissa con i figli del boss Iovine, il ragazzo fuori dal coma, papà non sento le gambe e un amico dice è felice di essere vivo. Cambiamo quotidiano, andiamo sul Manifesto, affronto monetario. E vediamo di che cosa si tratta. Attacco concentrico alla manovra economica, mentre Bruxelles abbassa le stime di crescita allo 0,2%. Il Fondo Monetario Internazionale parla di possibile recessione e rischio contagio globale, critiche anche al reddito di cittadinanza, disincentivo al lavoro, Di Maio è furioso. In alto la battaglia
degli aiuti umanitari, caos a Caracas, ovviamente il caos che c'è nel Venezuela, attesa anche per la conferenza internazionale che si tiene oggi a Montevideo per cercare di trovare una soluzione negoziata della crisi venezuelana. Il mattino lo spettro della crescita zero, l'UE abbassa ancora le stime del PIL 2019, Italia ferma allo 0,2, il governo no alla manovra bis, il Fondo Monetario Internazionale boccia il reddito di cittadinanza, disincentiva il lavoro. Da Roma c'è un rischio di contagio globale. Il Sole 24 Ore, ovviamente attentissima alle questioni economiche. Anche la UE taglia le stime della crescita, boccia, presidente di Confindustria, dice è ora di agire. E poi altre notizie, IMU, lo Stato dovrà pagare 4 miliardi, stangata in vista per le addizionali. Poi l'ira di Francia e Germania, l'antitrust europea va cambiata. La Verità, allarme stipendi da fame, l'autogol dei nemici del reddito. Secondo l'INPS al nord il 21% di chi lavora prende meno di 780 euro al mese, al sud addirittura il 37,5. In tutto 4 milioni di connazionali sottopagati e questa, secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, la vera emergenza. E poi il Papa dà ragione a Viganò senza nominarlo. Finalmente viene svuotato il CARA di Mineo, da domani si può chiudere la struttura e la vergogna d'Italia, scenario di diverse inchieste su droga, stupri e anche un duplice omicidio. La Stampa, TAV e gilet gialli, Parigi pronta allo strappo, l'UE buco da 10 miliardi, la Francia contesta la costi-benefici e l'appoggio dei grillini alle proteste Salvini-Di Maio. Basta liti, un pericolo per tutti, anche l'FMI taglia la crescita. E poi parla Trump, democratiche in bianco ricordano le suffragette, eccole qua la foto delle donne democratiche. Il Tempo, prese le bestie dell'agguato a Manuel, confessano i due sospettati per il raid di Axa. Siamo stati noi, abbiamo sparato per sbaglio. Il giovane nuotatore si è risvegliato, il padre gli ho dovuto dire io che non camminerà più. Poi peraltro sul sito del Tempo, come vedete, il video dell'agguato proprio a Manuel Bortuzzo. Finalmente arriva il dossier TAV, ma lo vedono prima i francesi. E qui ci sono il vice premier Salvini, è uno sconsolato, almeno nella mimica, ministro dei trasporti Toninelli. Il Secolo, la casta dei giudici, troppi innocenti sbattuti in galera, ma li risarcisce lo Stato. Chi sbaglia deve finalmente pagare. Altre notizie che vediamo in basso, ecco perché ho scelto Fratelli d'Italia, la sfida di Massimo Giorgetti, droga, la strage silenziata, un morto ogni 33 ore, e poi Gad Lerner, la difesa della razza, tanti compagni firmarono. L'Avvenire, Guaidó dice ora voglio un Venezuela libero, parla il presidente autoproclamato, non sono guidato da Trump, Roma ci sostenga. Vediamo adesso i quotidiani sportivi che ovviamente danno spazio all'impresa del nostro Dominic Paris, il mondo è Paris, l'oro della consacrazione è mai fatta una gara così difficile, la compagna Cristina Dominic scia con la gioia dentro, ieri la vittoria al mondiale di ore per il nostro Dominic Paris. In alto, intervista ieri e oggi, l'Inter al top in due anni, Piontek spacca, l'Italia ok mancio, Juve Atletico è come se fosse una finale, intervista al centravanti della nazionale, ma di tante altre squadre in Italia e all'estero che abbiamo imparato davvero a conoscere negli scorsi anni. Manuel, abbiamo sparato noi, due arrestati, tragico errore, non volevamo
dicono i due responsabili, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. In basso, notizie che riguardano la Juventus, Juve da ricaricare, vista Champions, Allegri ci vuole una nuova magia. Poi la falsa partenza, i cinesi non pagano, Hamsik stoppato e allora rimane al Napoli. La Serie A è già in campo questa sera, Lazio con la Lazio da quarto posto, occhio a Caputo, io a tutta birra, alle 20:30 c'è proprio Lazio-Empoli che apre questa giornata di campionato. E poi il Corriere dello Sport, intervista esclusiva, io l'antimax, l'intervista esclusiva a Roberto De Zerbi, fra stress, consensi e sensi di colpa, come De Zerbi prepara la sfida alla Juventus. Non sono felice se vinco, dice, giocando male, ad Allegri ruberei una qualità, migliora i singoli, vedi Pjanic, Bernardeschi, Alessandro, Cancelo, non sono un anarchico, ma le regole le devo stabilire io. In alto ovviamente We Love Paris, trionfo mondiale nel Super G, Dominic riporta l'oro in Italia, 8 anni dopo in Hannover, ieri quarto e sabato c'è la discesa libera. In basso il lungo addio di Hamsik, il Napoli blocca la cessione ai cinesi. E poi la Serie A, come abbiamo visto, la Lazio senza Ciro Immobile, per la Champions se la vedrà con l'Empoli. Per la MotoGP Markets va più forte, Vale e Dovi inseguono. Chiudiamo con tutto sport, doppia foto, perché vediamo subito James alla Juve, James Rodriguez, stella colombiana che non resterà al Bayern, il padre esce allo scoperto, mio figlio è un grande amico di Ronaldo, il club bianconero sarebbe una buona scelta. E poi Paris Superman, ovviamente, l'azzurro re di Kitzbühel in Coppa mette al collo l'oro del Super G mondiali di ore. Grandioso il sogno di una vita che diventa realtà. In alto Beretta Toro, Millico, lo storico sponsor granata, vado matto per il giovane bomber delle giovanili del Toro, ecco perché non ho mai preso il club, dice lo sponsor granata. In basso Ave Cesare, Viola, Juve, Genoa, adesso vi dico tutto, intervista a Cesare Prandelli. E poi un altro San Siro, la tentazione di Inter e Milan. E poi clamoroso, niente Cina per Marek Hamsik, come leggiamo. Bene, ci fermiamo qui per questa prima parte, adesso spazio alla pubblicità, poi torniamo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6, siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra, che ovviamente danno grandissimo spazio alle ultime ore della campagna elettorale che si chiuderà domani sera. Ecco allora il centro, che parte dal centro-sinistra, Legnini, il patto per salvare l'Abruzzo, il candidato presidente a Corfinio e Carsoli, Zingaretti gli assicura, fermeremo chi si fa i selfie ma rovina l'Italia. A centropagina, attenti alle sfilate dei big, poi spariranno come in Molise, dice Leo Marongiu, presidente del Consiglio a Lanciano. In basso, proprio per Legnini, la gran chiusura sarà con Dario Vergassola, al Palabecci l'artista sarà la star finale di campagna per Legnini. Nella doppia successiva ovviamente andiamo anche negli altri schieramenti, questo è il Movimento 5 Stelle, Marcozzi e Vacca alla Cultura 3,5 milioni di euro, Bonisoli all'Aquila mette il timbro al programma della candidata a presidente che propone un Guggenheim d'Abruzzo, e Di Maio torna domani per il finale, con lui anche Paragone e Taverna, il ministro avverte Salvini, chiusura al Paladin Martin. Flaiani sferra l'attacco agli avversari sul palco di Coldiretti, solo noi ci interessiamo dei problemi degli abruzzesi. Dall'altra parte
Andiamo nel campo del centrodestra. Marsiglio fa rinascere il patto a tre anti-Movimento 5 Stelle. Oggi a Pescara conferenza congiunta Salvini, Berlusconi e Meloni. Arrivano giornalisti da tutta Italia. E poi questioni che riguardano la politica, anche se in maniera indiretta. Il ministro Bussetti: vengo per l'Ateneo, non per il voto. Il ministro leghista dell'istruzione a Chieti si difende dall'accusa di strumentalizzazione elettorale, promette più assunzioni. In basso, Marsiglio, sempre nel centrodestra, firma il manifesto di Coldiretti, platea gremita per il candidato presidente che incontra gli agricoltori e poi denuncia il buco della sanità. Ma ovviamente le questioni che riguardano la politica le ritroviamo anche sul Messaggero. L'Abruzzo alle urne. Salvini: mi sono innamorato di questa terra, ennesima visita del vice premier all'Aquila per le elezioni. Oggi storica reunion con Berlusconi e Meloni a Pescara. A centropagina, Chieti, il ministro Bussetti all'università, gli studenti: dov'è il cambiamento? In basso, Legnini, convention finale, là dove convocò i 162 sindaci. Dall'altra parte, l'intervista a Sara Marcozzi: rimetteremo ordine nella sanità abruzzese, subito rimozione di tutti i manager delle ASL corresponsabili del declino. Per me, dice, l'aumento dell'occupazione nella regione è la sfida principale. In basso, kermesse 5 Stelle, al Pala di Martin c'è Luigi Di Maio. Chiudiamo con la politica, adesso andiamo ovviamente ai fatti di cronaca e non solo. Siamo a Pescara, ovviamente l'apertura della pagina di Pescara del Messaggero non può che essere la richiesta di processo per 25 per la tragedia di Rigopiano. Procuratore capo Serpi e il PM Papalia firmano l'istanza per 24 persone, oltre alla società Gran Sasso, titolare dell'hotel. La parola passa al GUP. L'inchiesta ruota attorno alle carenze nella gestione dell'emergenza e alla inesistente carta valanghe. Altre notizie: Porto, rischio di commissariamento. Il vice ministro Rixi scopre la paralisi dello scalo, primo obiettivo svuotare la vasca di Colmata. Dall'altra parte, sempre a Pescara, spara e uccide un pitbull aggressivo, un vigile urbano costretto a fare fuoco per fermare la furia dell'animale che ha assalito un anziano con uno Yorkshire. Il cane era stato allontanato poco prima da una scuola, la proprietaria sarà multata per omessa custodia. E poi la scomparsa del titolare della Fight Club in Gym, la oggi l'addio a Maurizio D'Aloia, donati gli organi. Cambiamo pagina, pagina 42 del Messaggero: flessibilità e salari, alla Brioni scatta lo stato di agitazione, tensioni con l'azienda, i sindacati pronti allo sciopero dopo le assemblee con i lavoratori delle tre sedi produttive. Per i trasporti, merci sui treni, Sangritana acquisisce il servizio da Tua e lancia Abruzzo Bus. A Francavilla la tragedia, incinta muore a 24 anni, disposta all'autopsia al quarto mese di gravidanza, lascia il compagno e una bimba piccola. Sempre a Francavilla, Pretaro, i cittadini, parcheggio, è un parcheggio da ripensare. Poi torneremo sul Messaggero, vedete la pagina dell'Aquila. Torniamo sul centro Pescara, doppia pagina, tragedia di Rigopiano. In 25 rischiano il processo, la procura accusa regione, provincia, prefettura e comune di Farindola, come vediamo. Chiusa l'inchiesta, gli imputati dovranno comparire nei prossimi mesi davanti al giudice per l'udienza preliminare che dovrà decidere sulle richieste di rinvio a giudizio. Nel mirino la mancata realizzazione della carta valanghe, le presunte inadempienze sulla strada di accesso all'hotel e i ritardi nei soccorsi. I fascicoli ancora aperti, l'inchiesta bis. Ex prefetto Provolo coinvolto anche nel caso depistaggio. E poi 18 politici e funzionari verso l'archiviazione, posizioni non penalmente rilevanti. Questi sono i fascicoli ancora
aperti. I familiari dicono ci sono anche altri responsabili. Il comitato vittime chiede ora che il GIP respinga la richiesta di archiviazione per i politici. Cambiamo pagina, il trasporto pubblico wifi gratis sulla Sangritana, da oggi in esercizio 6 nuovi mezzi, saranno 20 alla fine del mese, al via il trasporto delle merci su ferro. E Confindustria invece premia i giovani talenti, presentati i primi tre classificati del progetto Star Impresa. Cambiamo pagina, Maurizio salva tre persone, donati gli organi, morto a 42 anni, e spiantati fegato, reni, corne e folla alla camera ardente, stamani funerali alla chiesa di Sant'Antonio. Cercheremo di renderlo orgoglioso di noi, il ricordo della campionessa mondiale Federica Sbaraglia, allieva di Daloia, un maestro di sport e di vita. Altre notizie che vediamo in basso, che riguardano Pescara, via Trieste, da oggi lavori dell'ACA, il comune per il rifacimento di tutti gli allacci delle abitazioni. Nuova Pescara, sì dei candidati, la fusione con Montesilvano e Spoltore, associazioni plaudono, il via libera di Legnini, Marcozzi e Marsiglio. Emergenza fondali, istituzioni latitanti sul porto, il Ministero pensa al commissariamento, il viceministro Rixi contesta il taglio della diga foranea e chiede certezze sui lavori da realizzare, convocherà tutti gli enti per far partire gli interventi sui moli e far svuotare come diciamo, la vasca di colmata. Queste sono le foto della visita di ieri, visita che andiamo a vedere nel servizio della nostra redazione. Credo che questo sia un intervento, sia un palliativo immediato per questa notte, già si sono di nuovo incagliate alcune imbarcazioni per ripristinare un minimo di funzionalità, ma quello che ho visto qua a Pescara è incredibile, cioè che ci sia stata una latitanza di questo tipo negli anni, l'ultima nave commerciale è entrata nel 2014 e praticamente aperta una diga foranea senza avere già un'analisi di via completata su tutta l'infrastruttura complessiva. Credo che ci siano delle responsabilità molto forti, attiveremo immediatamente un tavolo tecnico. Io una settimana fa ho scritto circa al provveditore delle opere pubbliche, dobbiamo trovare una soluzione d'urgenza che consenta intanto di svuotare la vasca di colmata prima dell'inizio della stagione estiva, e dobbiamo dare una certezza su un riutilizzo del porto di Pescara a livello commerciale. D'altra parte fa parte di un'autorità di sistema a livello nazionale proprio per il fatto che è un porto commerciale. Oggi non è un porto commerciale, e tanto è vero che addirittura i pescatori e i pescherecci fanno fatica a trovare in questo un approdo sicuro. L'altro tema è come cercare di sveltire le procedure sia via regionale che nazionale, e soprattutto al limite di procedere anche a un commissariamento, nel caso con un commissario straordinario sulle infrastrutture dedicato proprio al porto di Pescara. È chiaro che da questo punto di vista a livello normativo dobbiamo capire i percorsi possibili, ma visto che il governo si occuperà nei prossimi mesi di uno sblocca cantieri, credo che il cantiere più importante da sbloccare sia proprio quello del porto di Pescara. Andiamo avanti adesso nella lettura dei quotidiani, rimaniamo sul centro perché Francavilla è sotto shock dall'autopsia, come leggiamo La Verità, sulla giovane madre, aperta un'inchiesta sulla morte della 24enne Ioanna, incinta di 4 mesi, gli amici sconvolti, una famiglia modello. Altro lutto, addio Paolini, 1000 battaglie per i precari, Rosa Paolini, lutto nella CGIL, scompare a 54 anni, la sindacalista che si occupava di interinali e lavoratori atipici. In basso, fiera trentennale con Cottarelli, tavola rotonda domani al Museo delle Genti con l'economista Consorti e Mauro. Montesilvano, pitbull ucciso con 2 colpi di pistola, la cagna Zanno New Yorkshire, 2 persone in ospedale, ma alcuni testimoni accusano i vigili, non c'era bisogno di sparare. Altre notizie di cronaca, traffico di merce rubata, un arresto in città, furtiva in Algeria, nei guai 10 persone, tra cui un transessuale colombiano residente a Montesilvano. E poi a pagina 21, innanzitutto vi segnaliamo
che oggi a San Cittadino una messa in ricordo di Bruno Pace, un anno dalla scomparsa di una figura importantissima per lo sport abruzzese e non solo, anche italiano. Legionella, siamo a San Giovanni Teatino, anziano ricoverato in ospedale, l'uomo 75 anni di San Buceto dimesso dopo alcuni giorni, i medici di Chieti, nessuna emergenza. E poi, indagati in 7 per aver salvato gli alberi, coinvolti i cittadini ambientalisti che a giugno avevano protestato contro il taglio, il taglio delle querce in strada delle Fornaci. Altre notizie, ricercato per truffa, preso all'aeroporto, deve scontare 5 anni. E poi, cambia la scena dell'incidente, doppia multa. Montesilvano provoca lo scontro dopo un sorpasso, poi sposta auto, vetri a terra, smascherato da vigili urbani e telecamere. Qui vedete anche la sequenza nelle foto. Il sindaco di Spoltore di Lorito, foibe, lettera alle scuole, non dimentichiamo. E poi dall'altra parte siamo a Francavilla, largo Vergani pedonale, braccio di ferro in consiglio. Domani in aula la mozione che dovrebbe decidere le sorti dell'area. Negozianti fortemente contrari alla chiusura, ma il sindaco Luciani non cede. Cambiamo, andiamo a Chieti, cocaina nei locali, scattano 3 condanne, la sentenza, l'affare dello spaccio, pene superiori a 5 anni per i fratelli di Muzzi, oltre 4 anni per un cameriere fuggito con la droga nascosta nelle mutande. In basso gli studenti contestano il ministro Bussetti, in 44 firmano un manifesto, via la Lega dall'università e l'associazione 360 denuncia troppi i tagli. Penne, va in pensione il primario della gastroenterologia a 67 anni, il professor Della Sciucca lascia il San Massimo, qui raggiunti i traguardi prestigiosi, pronto a collaborare. A Manopello, tasse sui passi carrabili, sollecitato il rimborso. E poi a Letto Manopello, invece, panetti di droga in garage, i carabinieri arrestano un trentenne. L'ultima rapina a Vasto, scoperti gli autori, arrestati 2 banditi della macelleria, dopo il colpo erano andati a prendere, pensate, l'aperitivo in pasticceria. E trovati pistola, scacciacani, passamontagna e guanti, insomma, tutto quello che occorreva per la rapina. Altre notizie, Vasto assolto dalla violenza sessuale, maltratta la moglie, inflitti 30 mesi, il PM voleva la condanna a 6 anni. Multati in civili a Guardia Grele, 15 in civili per i rifiuti abbandonati, non fanno la differenziata, incastrati dalle fototrappole, sanzioni fino a 500 euro. Sul bus senza pagare, pugni al controllore, come leggiamo dal titolo, rinviato a giudizio un 38enne sprovvisto di biglietto, ha picchiato un operatore della TUA, poi si è scagliato contro le porte. A Lanciano, ho rischiato per un litigio stupido, il 22enne racconta all'ospedale la pugnalata ricevuta mentre sedava la lite. Gli italo-venezuelani irrompono nel comizio dei 5 Stelle, siamo già in provincia di Teramo, Alba protesta per il mancato riconoscimento di Guaidó da parte dell'Italia, momenti di tensione ma niente incidenti. Per gli alpini torna il raduno dei caduti, per i caduti, e poi in basso dissequestrati i quadri della pittrice uccisa, il giudice li affida alla curatrice nominata al tribunale per occuparsi dell'eredità. Allora apriamola la pagina di Teramo, la legge antisuicidi salva una famiglia, non riuscivano a pagare il mutuo e l'abitazione stava per andare all'asta, si sdebiteranno con 800 euro al mese in 60 rate. Una banca compra la casa pignorata, gli ex proprietari la denunciano, 2 coniugi vanno in procura. E poi in basso, replicate le mani di cartone anti-Salvini, 6 ragazzi dell'installazione contro la strage del Mediterraneo lanciano una campagna nazionale. All'Aquila, minaccia di morte l'amante, viene denunciato, una 48enne accusa un agente di polizia, mi perseguita
perché non vuol far scoprire la relazione alla moglie. Furto di gioielli in un'abitazione a Celano, colpo al mattino mentre padre e figlio erano dal medico. Dall'altra parte siamo a Pineto, denuncia e fa arrestare i suoi usurai. Un meccanico aveva chiesto 6.000 euro, avrebbe dovuto ridarne 13.000, la trappola scatta per 4 pescaresi. L'ingresso alla torre di Cerrano, invaso dalla sabbia e dai detriti dopo la mareggiata. E poi scomparso un cinquantenne da 6 giorni, ricerche estese tra campi e canali. Siamo a San Benedetto dei Marsi, in azione cani monocolari, droni e volontari della protezione civile. I familiari lanciano un appello, aiutateci. All'Aquila, casa a spese dello Stato, ufficiale assolto, il maggiore dei carabinieri scagionato. Erano dovuti i contributi per l'abitazione equivalente. Salvini in basso, caserma Rossi per i vigili del fuoco, affollato incontro del leader della Lega, lo abbiamo deciso con i dirigenti e i sindacati. Andiamo sul Messaggero. All'Aquila, sovrintendenza, sisma e maxi, rassicurazioni del ministro Bonisoli in città, a sostegno della Marcozzi presidente. Lavoriamo alla proroga della struttura per il terremoto. Il museo, siamo in attesa di un progetto concreto, ci sono i soldi ma deve interessare al territorio. Team, cambiamo pagina, Scurcola è un caso nazionale, blitz di Pierluigi Palmieri dell'associazione Credici ieri al Corecom per una nuova denuncia e conferenza stampa. La società telefonica pretende i soldi da chi ha avuto il telefono staccato, 200 utenti per 3 mesi senza linea. E poi a Sulmona, al Cogesa, non si ferma l'infornata di assunzioni. Ecco qua la vicenda di Celano, va a vaccinare il figlio e le svuotano casa. Siamo a Chieti, pensione quota 100, patronati presi d'assalto, situazione che crea qualche disagio con il personale che lavora a ritmi forsennati. Nei giorni scorsi vi presentate 163 domande, Visco, siamo sulle 20 consulenze al giorno. In basso, cocaina nei locali della Movida, 3 condannati, si è chiuso il processo ai fratelli di Muzio e a Montuori, l'avvocato Supino va in appello. Ventenne accoltellato, il cerchio si stringe, una giovane risulta persona informata sui fatti dopo la rissa di ieri l'altro all'Alba, siamo a Lanciano, i carabinieri hanno ascoltato vari testi, potrebbe essere l'aggressore che ha colpito il ragazzo al fianco e all'addome, procurandogli gravi danni alla milza e al colon. Altre notizie, in macelleria per la rapina e poi l'aperitivo, arrestata coppia di Monte Odorisio, responsabile del raid. Sevel, doppio straordinario ed è polemica, ovviamente siamo ad Atessa. Qui cambiamo, andiamo a Teramo, ASL e allarme per la quota 100, al via la grande fuga dei medici. Hanno chiesto il pensionamento in 180, al momento non si sa come rimpiazzarli, troppo lente le procedure dei concorsi, si prospetta un maggiore ricorso ai privati. Teatro Romano, il sindaco, ultima chance di restauro, e poi vedremo anche sul prossimo quotidiano una visione più ampia. In basso, tribunale, processo Castrum, Iacovoni accusa in aula. E cambiamo pagina, dalla maglia del Real a Salvini, minacciata, potrebbe finire in Parlamento la vicenda della casacca, ricordate di qualche giorno fa, del Giulianova indossata dal ministro in piazza. La tifosa è stata identificata e sarebbe vittima di offese sui social, tanto che la stessa valuta se sporgere denuncia. Altre notizie che ci arrivano dalla provincia di Teramo, ricattano il meccanico, lui fa arrestare gli usurai. Nuovo ospedale, la ASL firma, bocciati gli aumenti tari. E siamo a Martinsicuro, Egidi, sì degli operai alla nuova proprietà. E a Tortoreto lo stadio Pierantozzi sarà pronto a settembre. Rimaniamo in provincia di Teramo con questa doppia pagina in cui si spiega che in partenza l'ultimo treno per il recupero del Teatro Romano. Amministrazione Studio Bellomo hanno presentato
alla cittadinanza il progetto preliminare di recupero. L'architetto Bellomo, i rilievi della sovrintendenza, una soluzione la troveremo, detta la sua linea di intervento, avviare assieme le demolizioni e il recupero funzionale. Sisma, a fine marzo 8 milioni alle imprese, la provincia ha chiesto un'anticipazione di liquidità, cassa, depositi e prestiti per pagare i lavori. Dall'altra parte, sempre a Teramo, il traffico rischia il caos per i lavori del gas. Si comincia lunedì 11 febbraio in piazza Garibaldi per poi spostare il cantiere in circonvallazione Ragusa. E poi pubblicato il bando per le case parcheggio, c'è tempo fino all'8 marzo per chiedere l'assegnazione di una casa ERP del comune. Poi l'università che lancia un contest per ricette antispreco, la migliore verrà servita agli studenti alla mezza del campus, c'è tempo fino al 25 febbraio per potersi iscrivere. Cominciamo con lo sport adesso, perché il Pescara è in ansia per Brugman. Il capitano rischia di saltare la sfida di domenica a Foggia, distorsione alla caviglia destra in allenamento, oggi l'ecografia di controllo, Canute non è al meglio, nel 4-3-1-2 a centrocampo è in preallarme Bruno, davvero una tegola per il Delfino. Allo Zaccheria spazia il nuovo modulo con Marras alle spalle di Monachello e Mancuso, in difesa Ciofani e Campagnaro che partiranno dall'inizio. Rossoneri KO negli ultimi tre incroci, dubbi sul modulo anche in casa foggiana, 4-3-3 o 3-5-2, in attacco Iemmello e Galano che sono due biancazzurri mancati. Una bella notizia intanto, Scimia nell'under 20 della Nuova Zelanda. Vediamo anche sul Messaggero, perché Monachello, andiamo in casa Pescara, Monachello Pillon, che mal di pancia, nervi tesi tra l'attaccante e il mister dopo la plateale esultanza dopo il gol che ha avuto un tono polemico, ruggine dopo il cambio contro l'Ascoli, io non ho notato nulla, dice l'allenatore. A Foggia senza tifo cresce la rabbia degli ultra e intanto in basso, vediamo, in casa Teramo, troppi blackout, De Grazia, basta errori, ed è una cosa che ritroveremo anche sugli altri quotidiani, miracoli, Avezzano per vincere, servono attributi, a parlare il presidente dell'Avezzano, Luciano D'Alessandro. E intanto in Coppa Italia, come vedete, in eccellenza, Chieti KO, trionfa la Miternina, i ragazzi Angelone a segno con Di Alessandro e Facecchia, Teatini supportati da oltre 500 tifosi che vedono sfuggire il trofeo. Torniamo sul centro per vedere anche qui De Grazia, Teramo, basta errori, il centrocampista è il miglior marcatore del diavolo, adesso è arrivato il momento di fare i fatti, agli ottavi di finale ci sarà la sfida alla Viterbese che ha eliminato la Ternana. In Serie D Pineto punito da un guizzo di Florian, biancocelesti battuti a Matelica, il quinto posto resta a due punti, il recupero della 21esima giornata del girone F di Serie D. E poi in eccellenza il Chieti crolla, impresa Miternina, storico successo degli aquilani e della famiglia Angelone che nella ripresa resistono agli assalti ai neroverdi, finita 2-0, queste sono le immagini, la foto della Miternina con la Coppa Italia di eccellenza, alcune fasi della partita che peraltro si è disputata a Silvi in campo neutro. In basso sputi a Morales, rissa sfiorata nel finale, il mediano reagisce agli insulti dei tifosi giallorossi ma viene fermato dai carabinieri. Bene, questa era l'ultima notizia per questa mattina, vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14, mattino 6, invece torna domani puntuale alle ore 8, è tutto, buona giornata.